Allora, Peoples. Sono le 6:30 di mattina nella bagnata. Orario in cui si vedono in giro soprattutto muratori e faccendieri operai e carta traduttori. Sono le 7:15. La cupola il Brunelleschi, il cielo, la cappella. Ho fatto già la prima angolazione. Ha fatto angolazione, la prima angolazione la mattina, leggera. La colazione per i ragazzini. Sto andando per farmi fare il certificato amnastico. Allora, la macchina là non la posso mettere perché ci sarà sicuramente confusione, cosa, ma certificato di sanità. E allora, niente, ci sto andando a piedi. C'è poca gente in giro, ho detto solo io faccio parte degli operai muratori di carta. Di carta e scartoffen. Mi si dice amnestico, amnastico, amnastico. Scusate, ho un pochettino. Mi sono in stato. Forte è stato alternato di paraculi. Queste cose incidono sulla coscienza. Queste cose. C'è l'eco. Queste cose incidono sulla coscienza. Quando vi parlo di stati alterati di coscienza, di stati modificati di coscienza, che ho studiato, che è quello l'esame, vi parlo. Non di quella coscienza che pensate voi, la coscienza, dice, i miei pensieri, quella è una cosa. Beh, nella forma, nel contenuto della forma e nei contorni. Il cassone qui. A mia madre l'hanno infettata tutta, il virus c'è. La gente doveva fare uno spettacolo, l'avevano chiamata per fare una traduzione, non lo so, lei fa queste cose da una vita, oltre che il lavoro che ha fatto, questi lavori obsoleti. E niente, criminologia, istituto, mia madre ha lavorato per una vita all'istituto osservatorio della criminologia, criminale, di criminale. Insomma, facevano convegni e cose varie, magistrati, capi del mondo che il mondo conosce e che il mondo sconosce. Finiamo per la borgata, va? Ci vado di qua. Un altro piccolo centro commerciale che si faranno, se riescono, come Ortigia, come sono ormai i centri della città, le cose sono centri commerciali. Almeno riuscissero a gestirli bene. Centri storici. Centri di interesse economico. Comunque a Zani me l'avevano ammazzata.
me l'avevano ammazzata. E poi con qualunque persona parli, per giunta tutti che sembrava che la volevano bene, tutti, ah, dove lavorava, tutti affettuosi, grandissime persone, sempre in nero, senza, perché si usa questo? Poi ha litigato, affettuosi non tutti, poi ha litigato, ma poi alla fine litighi con tutti, ma non perché stava male, ci litigava anche per motivi, perché anche gli altri stanno male, anche le altre persone hanno nervosismi e cose varie, comunque cose gestite veramente dallo Stato italiano. A cazzicana, non posso urlare, qua ci sono gente che abita in pian terreno, mettono la ce la dei piedi. Forse fra un po' vedrete una pattuglia passarmi di qualcuno di questi, perché loro alla fine poi controllano me, cioè ci stavano ammazzando, dico, gli ho dato più volte delle prove che ci sono non solo persone in famiglia, ma situazioni strane, in più vengono da no, ma loro ti aiutano, loro ti proteggono, l'ho visto come mi hanno lasciato per strada, meno male che siamo in Sicilia e la gente di strada, marocchini, cose, sono un po' più tranquilli, algerini, là che cazzo sono, somali e siciliani, e siracusani stessi, un po' mi conoscono di vista. Non so se qua c'è qualche posto dove andare a fare un po' di sessuologia. Una volta c'era, anche qui. Comunque, devo andare a sbrigare queste cose inutili, inutili, che non dovevano andare su di me, non dovevo andarmi a fare. E questo era il dottor Corallo, lo so, devo andare a fare anche quest'angioma, stinei, sta macchina. Poi quando gliene parlo tutti si girano dall'altra parte. Loro vogliono discutere solo che mi hanno trovato la boccettina di semi, che ve lo giuro su Dio che mi avete rotto il cazzo in Italia, di semi. Per giunta cercando di mischiarla con altri discorsi del tipo, che puzza di fogna, del tipo che sono uguali, che hanno trovato, a un altro gli hanno trovato questo, a un altro gli hanno trovato questo, a quello gli hanno trovato questo, a quello il farmacista, il dottore, il medico, anche a dottori, a medici, l'operaio, quello, capito? Panificio di ex amico, conoscente, ma appunto ecco, e poi i miei amici, quelli dello stadio quando ero ragazzino, stadio, cioè tutti vanno, Siracusa era una squadra forte, quelli della piazza, delle comitive, là, della scuola, dell'università, del lavoro, della strada, io ho avuto tutti amici. Queste persone con cui ho avuto a che fare, anche con queste cose, col joint, qualcosa, sono stati tutti amici e amiche mie. Non ho mai avuto rapporti di business con questa gente. Poi la gente, alcuni litigavano, alcuni non litigavano. Quindi non c'entra niente qua la gioga, capito? La gioga unica, le gioghe, le cose da strada, le cose, perché quando c'erano era l'unica opportunità per farti un joint, farti uno spinello, essendo cose illegali, si facevano ai tempi, e così non c'era altro modo. Oppure te ne andavi in Olanda, in Svizzera. Ma amici, amici, rapporti di amicizia, di amore, di sesso, di no business e cose, è diverso, eh? Io non mi chiamavo un par. Ecco, questo è un orario buono per vendere la frutta. Questo così si può vendere la mattina, non a mezzogiorno. Carabinieri, NAS, stai che ho fatto? Cicci. Cicci Menz. L'uva munciuta. Per guidare meglio. A me mi cercano l'alcol, viene da ridere. Sono astemio, cioè potrei bere anche, potrei ubriacarmi. Coca, che cercano, che cercano? Cannabinoide, ciao tu. Ma come? Ma un ammazzato Zen.
Io non faccio uso di roba da strada da una vita, di spinelli di strada e cose da una vita. Mi hanno ammazzato anche Zani. Ci sono le prove, ci sono le cose e non gliene fotte un cazzo, vengono da me e non gliene fotte un cazzo delle 20 persone, 20 famiglie, i nuori, i cognati, con cui aveva a che fare Zani, e gli avvocati, con cui lavoravo, non gliene frega niente. Io non sto incolpando nessuno, ma se io non sono stato, siete stati voi. Come mai questo atteggiamento? E le solite cose, come la separazione con i miei figli, come quando nacque mia figlia, tutti eventi, qualcuno, io l'ho detto, anzi, sicuramente io ho qualcuno in famiglia che mi ha cercato di fare del male. Manie di persecuzione. Fatele fare le denunce, carabinieri o polizia, no che mi mandate da Gioia Letizia e poi la sparate, insomma da una che poi è morta, fatele fare le denunce. Questo sicuramente è stato Garro, perché la denuncia, perché mi ha detto manie di persecuzione. Ah, ma tu hai manie, ma prendi manie. Cioè, io ti sto dicendo e mi stanno facendo delle cose che qua non c'entro niente io, che mi hanno fatto delle cose anche a me così, che persone, cose più, prendevano in giro, facevano la San Martino, io non so se sono state queste famiglie che ho indicato, ma loro sanno, perché prendevano in giro, facevano cor, mi hanno stretto con la macchina, mi hanno. Cioè, io ho anche i testimoni, e gli avvenimenti. Senza fenomenologia non ce la potete fare mai. Se sono arrivato un po' presto, devo andarmi a fare colazione. Dalle 8, che ora è? 7:20, troppo presto sono uscito. Comunque mi devo stare sempre con questo cappello addosso, queste cose, non posso prendermi il sole, non posso fare uno scivolo, devo stare attento se mi graffiano, se mi fanno, non posso andare a mare, non posso fare un cazzo, ma è da tempo, manco dormire, ma no. Cioè relativamente, se voglio posso, a mio rischio e pericolo, però potrei farlo se mi faccio gli interventi in maniera, ma non me li voglio fare perché mi ammazza la polizia, d'accordo con qualche malavitoso, i carabinieri, d'accordo con parenti, cercando di simulare tutt'altra alterazione, cercando di provocare le alterazioni, violentando, lasciando le persone senza soldi, in nero, e poi alla fine mettendogli qualche cosa e l'hanno fatto andare fuori di testa. L'aveva lo sguardo, proprio gli occhi da droga, Zani, da droga queste sintetiche, così, da cose chimiche, da cose potenti, proprio da droga. Era tutta tectronic. Stati alterati e modificati, più di me. Si trattava, faceva musica, stava cantando, ballando e recitando. E allora parlo io. Carissimi psicologi e psichiatri, stati alterati e modificati di coscienza. Da cosa? Puh, a voglia. Tutte le cose gli avete fatto? Ma poi gliel'avevo detto, stai attenta perché anche a me mi hanno fatto queste cose. Non le ride, cioè, manie di persecuzione. Vedi perché c'è il terrorismo e le mafie nelle istituzioni, in mezzo alla gente, rovinano le persone, istigano la mafia. Oh, hai visto? Sentito l'acqua? Ora loro vorrebbero fare test, cose, il medico se vuole farmi il test anche lui ce l'hanno, questo è pazzo, a posto di capire le cose, ho detto non ne uso prodotti THC, ecco, purtroppo, anche se è legale, e per me sarebbe indicato, e perché? Perché qua siamo nella mafia istituzionale, cioè sono prigioniero di mafiosi istituzionali. E quindi chemioterapia, veleni, per questo vanno bene, vacillati acqua nella testa, questo devo fare agli altri, perché poi qua se non ti ammazzano, cercano di ammazzarti, cioè perché vi dico questo mio zio che ha messo in carcere? Perché è un assassino, se voi lasciate l'assassino libero loro ci riprovano, perché va sancita, perché va scritta la mia storia, non una storia falsa?
perché poi portate avanti cose false e loro reiterano. Aspettiamo, sto svenendo, mi entra un profumo di pizzette, di... Ma questo, ecco, ma quello, anche a quello gli hanno trovato, a me cazzo, a me non mi hanno trovato niente, io sono... ho chiamato l'ambulanza per Zani e sono venuti la polizia su di me, contro di me, quindi pensavano che sono stato io, cioè non c'è altra cosa. Anche se la sono venuta a prendere un mese prima, 15 giorni prima, per strada, quando stava con altre persone e chiamava altra gente. Per... è andato in giro con altre persone a fare colazione, a fare pizzette, a fare gelati, a mangiare gelati, a farsi offrire caffè e cose varie. Ogni lunedì. E poi si vedeva anche con altra gente il venerdì. Sempre di lavoro, che avevano rapporti di amicizia. Era tutta la cosa che se tu le facevi in maniera artigianale, insomma, ed erano un prodotto comprato da seme, da bustina, dove c'era CBD e THC e c'è il cuoricino, quindi un prodotto medico, si poteva fare, discutevano questo da tempo. Quindi io, a posto di comprare roba, quando andavo prendevo una. Ma poi non è che la facevo, che avevo una cosa continua, di... ma l'avevo fatta una volta. Ci ho fatto anche l'infuso, il tè. Poi magari a un'altra persona quella gli sarebbe durata una settimana. A me mi durava un anno, perché ogni tanto prendevo un'infiorescenza, un'inflorescenza. La mia denuncia è sempre quella, che io ho subito, le persone attorno a me mi hanno subito cose mafioso, terroristico, con modalità tipo 7, e cose varie. E infatti, come avevo detto, ma lo dico da tempo, hai visto Zani? Che non è una normale Zani, persona strana, non è una normale, cioè prima era un po' strana, nelle cose è stata sempre un po' strana. Ma no, Amaro, Dio, i lucidi, quelle sono alterazioni sono psichedeliche, forme demoniache, che si trovano nella bipolarità, in tutte queste cose qua. Bipolarità, voi sapete perfettamente che può venire per diversi fattori, sia di abusi che personali. Ma gli abusi, se una persona non la usa, vuol dire che qualcuno ha abusato della persona. Funziona, qua in Sicilia tutti buttano, c'è il mio palazzo che tutti buttano la qualunque, dal tappeti, cose, pum, 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 secchi d'acqua. Appena l'ho buttato io un po' d'acqua, sono venuti subito da me, ah, tu che cosa vuoi? No, ma tutti buttate acqua, secchi, di notte, di giorno. Una cosa, candeggina, cose, la qualunque. Gas, discarico, tubi che escono nelle finestre, nelle cose. Ci sono le foto, eh? E l'esposto che avevo fatto, se non l'hanno stracciato sicuramente. Con le prove, qua c'è scritto 8 e 11. Venerdì 8 e 11. Che al telefono i medici non rispondono più. Manca mia madre ieri col coronavirus, pare che gli hanno risposto, non lo so, gli hanno risposto sì o no, non lo so. E poi glielo dico, ah, non mi risponde, non mi risponde. Poi quando gli chiedo, ma ti rispondono i medici, ti ricordi che non ti rispondono i medici? Non esagerare, non è vero. Oh, hai detto. Io non credo che mi buttano una secchiata di... mi spruzzano qualcosa, qualche allucinogeno per contatto. Trasudazione.
E poi mi trovano a parlare con la Maronna, quindi se la coscienza non comprende. Capo, lei che è di qua, ma è puntuale, di solito. Ma viene, viene di solito. Se, c'è seguito. Dietro c'è anche un negozietto, ce n'è uno qua vicino alla finanza di cannabis, uno di là, e qua dietro ce n'è anche quello con, che ce l'hanno, quella terapeutica col THC. Benedetta, ma perché devo sfruttare l'alcol? È sbagliato, giusto? Intanto c'è una fame. Sempre per i soldi. Cioè, con l'estensione è paiale, perché si scorda di metterci le funzioni? Mi cerco il banco per 60 euro. Banco fatto. Andiamo banco. Forse ce l'ho. Era il posto dove stavo con Zani, dove abbiamo litigato qua. L'ero accompagnata, anzi l'ero venuta a prendere qui, anzi accompagnata qui, non mi ricordo, perché non gli volevano fare la spedizione. E questa è la gente, poverini, con cui ci sono state questioni. Cioè, che cazzo ci fa Zani qui, in mezzo a sta gente? Una cosa impressionante. Cosa faceva Zani? Cosa faceva Zani qui, in mezzo a sta gente, qua a litigare, aiutare, a fare le persone. Zani, che ha sempre lavorato e si è sempre spaccato, i suoi figli sono laureati, non so se valgono le lauree nel nucleare, c'è lavoro, comunque sono specializzati in quei settori. Che lei li ha avuto. Si è infilata nei vicoli, nelle cose, l'ho persa. I cani non li potevo lasciare in macchina, era fuori di testa. Era fuori di testa, chiamava questa dove lavorava. Vienimi a prendere, vienimi a prendere. Con cui era stata da Bartolini. E mi avevano buttato le cose, erano venute questa signora a casa e mi aveva buttato il pacco là. E dice che avevano litigato là anche con Bartolini. La signora mi fa: ah, prenditi questa cosa, Zani, vai, pensaci tu, Andrea, pensaci tu. E mentre mi guardavo un po' strano sta signora Giannone, mi sono trovato, l'hai visto, tutti quegli algerini, marocchini e siciliani, mi sono trovato accerchiato con uno, c'è il video, con uno che mi, non so se ancora nel video si vede, con uno che mi faceva: ah, io, quelli del Corriere che mi chiamavano, gli hanno buttato il pacco fuori, fanculo, zingara, questi, lei che si faceva le urine addosso, perché questa ora era carica di droga, quindi aveva sempre necessità di, o di stimolanti, di qualcosa, come quando prendi il caffè, tu più caffè ti prendi, fumi sigarette, più ti viene di fare la pipì o di lui o... Anche le droghe funzionano. Fortuna avvertì il marocchino che c'era lì, perché Zani li metteva contro di me, che poi gli algerini là, questo rasta, cose, gli dicevano: vai con lui, vai con lui. Però poi uno mi ha cominciato a dire: vedi che, ah, bla bla bla, mi parlava in arabo che non conosco, non so, anche in Italia, e mi stava cominciando a mettere le mani un po' così. Gli ho detto: appena mi tocchi, appena mi tocchi, ti lascio a te. L'ha capito. Gli dicevo: stai calmo. E lui non stava calmo. Era successo, non è intervenuto nessuno, manco i finanzieri, perché me ne sono andato al finanziere a dire: c'è la mia compagna fuori di testa, neanche i finanzieri. Lei ha lavorato anche per finanzieri, lavorava anzi per finanzieri. Quindi mi hanno lasciato solo, senza tesser, senza un cazzo, senza così, io da solo, senza tesser, senza documenti e senza fare violenza a nessuno. Ho cercato di salvarla, ma non la riuscivo a prendere. E poi sono venute la polizia, anzi ho trovato la polizia per strada, li ho informati che c'è loro, dice entro 24 ore, prima non possiamo fare niente, cose. Poi è venuto a casa mia, volevo uscire un'altra volta, gli hanno spezzato la gamba, gli hanno fatto, io me la sono andata a raccogliere, cose, di qua, e alla fine la polizia è venuta a casa, e poi è ritornata qui per farsi dare i soldi da quelli, gli hanno, non so da chi, ai villini, perché gli aveva regalato cellulare, soldi,
i soldi che guadagnava, tutti i soldi che aveva, quelli che doveva spedire a sua figlia, li ha regalati a dei ragazzi di strada. Gli ha comprato la tenda, gli ha tutto, anche i miei giubbotti miei, le maglie mie. Tutto, tutto, stava regalando la questa tua casa deve essere levata. La dobbiamo regalare. Ho preso i soldi per ritirare il certificato. Oh, oh! Per ritirare il certificato. Oh, la gioca disciata! E niente. Vedete che quello che vi sto raccontando, quello che vi sto dicendo, è tutta roba che proviene dalla verità e da prove che posso darvi ogni secondo. Purtroppo sta gente vuole la droga di strada, cioè vuole legalizzazione, cosa vogliono la droga di strada per poi combatterla. Finta, che con la droga di strada è spazzatura, quindi loro si tengono la droga buona, secondo me sta gente, tutta la cocaina buona, tutte le droghe buone, che poi io non mi fa schifo. E lasciano per strada la droga tagliata. Così poi loro fanno gli agenti, aiutano, fanno, un po' la sequestrano, un po' te la mettono di qua. Oh, io ho le prove di quello che dico. Zani è stata drogata. È stata drogata 2 giorni prima. Se la sono andata a prendere per strada, in stato alterato, dopo che ha frequentato altre persone, dopo che andava a mangiare e bere da altra gente. Questa è la verità. Vista la polizia hanno fatto una cosa contro di me, quindi, e in più dicono che io ho mania di persecuzione, con una cosa demoniaca, io ho combattuto per strada con demoni, cosa, Amaronna, io sono il diavolo, io sono il diavolo. Per giunta la polizia ha detto, per giunta a me mi vogliono bloccare la patente. Non vanno a beccare l'assassino terrorista criminale, non lo vanno a beccare perché li hanno pagati. O gli avranno regalato della droga, della cocaina. Della droga di strada. Per questo non è che ce l'ho con la gente di strada, perché anche lì ho avuto bene o male, sono una persona, mi chiamo un pare, super un pare, sono un amico, cerco di mostrarmi con le persone con amicizia, non ho mai avuto, però porca puttana, queste sono delle cose bruttissime. Io anzi ho paura, avendo studiato anche il DAMS e avendo una certa esperienza, da quando ero ragazzo, io ho paura di queste cose, perché? Perché prendersi, essere nelle mani di malintenzionati, capito? È brutto, sia medicamente che drogasticamente, che scientificamente, che istituzionalmente, di gente che sono malintenzionati. Ho finti ben intenzionati. Prendo un caffè. Salve. Caffè. Sì, l'ho presa così. E chi è che ha fatto il caffè? In realtà sono chiesto poco da e non lo faccio. Un gelato scritto tutto di te. Come la finita di rate mezzo a 2 schetta di limone di cucca d'osso. Ciao, Micina. Ehi. Sì, sì, infatti con... Ciao, Bedda! Arrivederci! Allora, 1,20 € il caffè. 1,20 € il caffè. Porca puttana, la casa meno di 1.000 euro non gliela lascio. A nessuno! Ah, ma come? 1.000 euro? 300, 400? Col caffè 1,20 €. Ah, se il caffè era 50 centesimi, sì. Meno di 1.000 euro d'affitto non gliela lascio a nessuno. Al massimo, se ne vale la pena, preferisco ospitare una persona a gratis piuttosto che farmi pagare niente. Dice, ma come? Così, come avete capito? Un conto è il business e l'economia, un conto io così la penso. Oh, sono davanti a una cosa pedonale. Io mi butto. Tutto. Non ne sei, ma New York! New York, New York!
è già alle 9 di mattina. No, qua sono state le risse, guarda, ora vi faccio se non mi finisce ora a legnare. Nel caso non sarò violento, sarà stato Dio, cose che capitano. Poi mi dispiacerebbe un sacco con i popoli, col peoples. Allora qua c'è il nuccio, dei panini. Qua è successo tutto il fatto. Qua uno già stanno trafogando. Già stanno trafogando. Ecco, vedete com'è fatto così? Loro sono qui, questa gente è comunque tranquilla. Con questi qua, ora non lo so se sono loro personalmente, qua era Zani. Che ci faceva qua Zani? Ah, che ci faceva qua Zani? Chiedo, polizia, cosa ci faceva qua Zani? Chiedo, gente per cui ha lavorato, cosa ci faceva qua Zani? È stato alteratissimo e parlava con Dio e Cameron. Hello peoples! Hello peoples! Super Mario vi saluta! Qua, in mezzo alla strada. Legnate, cose, azzane, tutto, a farsi le urine qua a terra, qui, tutti qua, tutti, a prendere sta persona impazzita, per strada. E questo anche è uscito, questo anche è uscito, ha preso il pacco, gliel'ha buttato lì e gliel'ha preso a calci, e io qua con la panda, poi gli ho dovuto telefonare, tutti questi ragazzi erano messi lì, sono venuti, hanno spaccato bottiglie, cose. Pensavano che io gli volevo fare del male, non lo so. E poi, hai visto come si comportano? Qua in Sicilia li fanno stare con due piedi dentro una scarpa. Ma perché se io ho scelto di non essere un criminale, se io ho scelto di non essere una persona un criminale, ci sarà un motivo. Se io ho scelto di non essere un poliziotto, un carabiniere, e non essere un criminale, cioè non essere né finta giustizia, di non fare cose, cerco un percorso legale nella vita. Ci sarà, ma in Italia è impossibile, capito? Vabbè, qua c'è la finanza, poi sono stato anche alla finanza, sono entrato qua dentro e ho detto. Ma qua non c'è più veneziano. Ecco Chiurero. Chi è veneziano, non c'era uno qua, una sala, c'era una pizzeria, non c'è una sala giochi anche? Ah, l'hanno spostata là, una volta c'era qua uno veneziano, ah, pizzeria, arrivederci, boh, mi ricordo che qua c'era cose scommesse di fronte a, che poi l'hanno arrestato. Oh, io di Siracusa so. Della Val di Stramzer. Non so neanche se c'è droga in quella strada, in quella, però c'è degrado, c'è un ambiente che non, cioè degrado è ovunque, è un ambiente che non c'entra un cazzo Zani. Che minchia ci faceva la Zani? Okay, io l'ho portata a spedire il pacco,
dopo che aveva litigato con Bartolini ed era fuori di testa, dopo che la signora Giannone, per cui lavorava, mi ha riportato il pacco a casa dicendo pensaci tu perché Gozzani non ci può ragionare. Ah, grazie. Dopo che erano una settimana, 15 giorni, che gli dicevano sì Zani, ci pensiamo noi, ci pensiamo noi, la famiglia tutta buona che ti ama. Dove lavoravo? Allora, certificato amnestico, come cazzo si chiamano? Anamnestico, si vede, non ho studiato greco, che è greco, anamnesi. Allora, mi ha chiesto anche, ma lei usa droga? Usa? Ho detto, senti, mi puoi fare anche il test qua, subito? Ho detto droga non ne uso, l'hanno eliminato, l'hanno cancellato, neanche purtroppo, neanche i cannabinoidi, né quelli legali né quelli illegali. Ho detto se vuole mi può fare il test della lingua, quelle cose. Burgulizzi, lo zio che vende la cipolla, che strano. Un coso, canapa medica, canapa in fucone, quella terapeutica, gioia, cioè o chiudete i pub dove bevono alcol o chiudete tutto, oppure fate delle leggi dove uno se guida a casa la può utilizzare, deve essere entro certi limiti, come stavate facendo. Se ti fermano con la macchina ti fanno il test della saliva, se vuoi, in maniera che non si vede, ti fanno un test che si vede nel giro di 2 ore dal consumo, cioè se sei in macchina, stai camminando, stai viaggiando, stai andando in autostrada e ti fanno il test della saliva, ti devi fermare. Non puoi e risulti positivo, non puoi guidare. Ti pigli in albergo, ma non che ti arrestano per 4 fiorellini. Ti pigli in albergo e ti costringono a sospendere l'uso della macchina e poi rivengono, ti fanno l'esame. Cioè tu devi essere pulito quando uno guida una vettura. Cioè lo Stato, picciotti. E infatti io sono una persona attenta, che avendo 48 anni, ero una persona attenta a queste cose, ma non basta perché... perché ti uccidono, perché... ciao amici, non c'ho niente da dare, non ti spaventare, niente li faccio, ma già ci avete quelle. Cioè, purtroppo questi sono stati fatti. Se io non vedo una cosa vera, sto Pippa, sentite che ha detto, ah no, Pippo forse chiamava qualcuno. Allora se io non vedo, allora dobbiamo parlare in termini legali, allora ci vogliono le cose scritte e devono essere verità, tutta la verità, oppure dobbiamo parlare a chiacchiere o a violenza, e ditemelo voi come ci dobbiamo confrontare. Se dobbiamo parlare in termini legali, quindi legittimità, illegittimità, io quello che facevo io era legittimo, era illegittimo se io l'avessi fatto in certe circostanze fuori da casa, era legittimo perché la casa a me mi dice questo la Cassazione. Ora quello che è illegittimo, quello che è legittimo, ma quello che è criminoso, quello che è un attentato terroristico, quello che è un abuso di potere, quello che è disinteresse, una informazione sbagliata, uccidere una persona, avvelenarla, cioè che è legittimo o illegittimo. Questo è o terrorismo o mafia. Non è che è corruzione di ufficio, non è che sono visti, questa è altissima corruzione a livello terroristico. Poi se l'ha fatto un coglione, un ragazzo, perdonatelo, diciamo, Zani è viva. La stanno cercando di riprendere le cose, però voglio sapere con chi è collegato, se c'entra qualcosa con le cose che mi sono capitate a me, e poi su di me, cioè non basta dire sì,
e basta dire no. Io ho le prove di queste cose che sto dicendo. È gravissimo, non c'entra essere legittimo. Io potevo fare le. Mi potevo fare il vaso, io posso andare nel negozietto, io la potrei consumare per questioni mediche, per questioni legali, perché. Ma c'è tutto un iter, sì, ma questi iter a cui uno va incontro, non può essere che va incontro al terrorismo. Cioè, che cosa c'entra con Zani buttata nelle strade, Zani che hanno cercato di violentarla, Zani, che cosa c'entra con i miei figli? Che cosa c'entra con la mia compagna? Non riesco a capire, con la patente quando io non ero alla guida. E soprattutto non era alterato. Molto meno della polizia che è intervenuta, che era fuori di testa, che è intervenuta su di me, non quando serviva. Comunque, mi posso. Oh. Buon video. Se io butto un tovagliolo e un fazzolettino di carta qui, se io butto un fazzolettino di carta qui, un po' di carta, non mi puoi dare la colpa di tutte queste cose qua, capito? No. Quindi io facevo una cosa, io riconosco che in Italia quello che faccio io, quello che facevo, quello che della, è una lotta, è una cosa stupidissima, è una cosa illegale. Io capisco questo, legittimo, illegittimo, ma che cosa c'entra con una persona bruciata che me l'avete rovinata per sempre, sperando che questi riescano a riprenderla un po'. Ma dubito, senza verità. Cosa curi? Una cosa che non è quella. Intanto ci vuole la verità per il cervello. Ti hanno messo qualche sostanza pesantissima, fortemente alterante e modificante dei sensi. Non c'entra niente né THC né la canapa. Questa siete in Italia. Questa è la mafia. Faccio anche altre cose illegittime. Mi sono scopato tua sorella, tua madre, tuo padre, tuo. Scusate il termine, ma sempre nell'ambito sessuale, nella sfera sessuale, dove ci sono ste ghiandole di serotonina, ormoni e qua. Però non è che se ho fatto sesso illecitamente. Posso essere confuso, per dire, con uno stupratore, con una cosa, o con un pedofilo, o con gente che fa cose incestuose. Quindi, se io ho fumato per la mia medicina, per la mia cura, la cannabis, non è che posso essere confuso con anche col THC, cercando la legalità, cercando, non comprando per strada. Quindi non fomentando certi mercati, certe gente, eccetera. Perché devo essere confuso con un'azione terroristica? Con le allucinazioni? Ma come? Io la facevo così proprio per non avere allucinazioni, per non avere brutte sensazioni, per non avere. A voi piacerebbe bervi una birra e trovarvi ubriachi come se vi siete bevuti 2 litri di whisky? Non ho capito. Andare in coma etilico per un bicchiere di birra? Cioè, ma che scienza porta la polizia? E la magistratura, che scienza è? Che scienza è? Ho sconvolto. Italia è mafia. Fino a quando non vedo una cosa vera scritta, soprattutto a mio favore, perché io sono una persona ok, capito? Almeno fino ad oggi. Poi dopo quello che mi hanno fatto non lo so se ancora mi regge a Caracozza. Ho incontrato anche una persona. Ho incontrato Lisetta, quella signora che lavorava da mia madre, per mia nonna, lavorava per mia nonna, che gli è morto il figlio, era un pomonello da giovane, però proprio quando, nel periodo che stava, non lo so, virus, cose, era un pomonello da giovane, io non conosco, beh, più grande di me. C'era sua madre che era distrutta.
Dice, quando faceva veramente cose brutte non è successo niente. Ora che era più grande, a casa era malato, aveva problemi al fegato e cose. Il virus, il Covid, ha fatto i vaccini, le cose. Non so per quali motivi. Non so niente di lui. Però sua madre era distrutta. Ha fatto una pena pazzesca, sta signora. Suo figlio certo aveva precedenti, aveva avuto un passato da ragazzo molto precedenti, stiamo dicendo che gente la cannabis, no, precedenti un po' più, anche quello penso, altre cose. Lo giuro, in Italia non voglio fare più niente, niente. Meglio non fare proprio niente. Aspettare che si tirano i conti e poi tiriamo il totale. Tutto mi ricordo, da quando sono piccolo. Vedi che qua ci mi hanno lasciato il promemoria anche nel fianco, nel costato. Eravamo qua. Chi è lo Stato italiano? Chi sono i militari? Chi sono quelli che controllano? E se controllano bene dove devono controllare? Oppure vanno a controllare cose dove non dovrebbero essere così, controllare. Le cose gravi non gliene hanno fatto un cazzo. Controllano finto le cose importanti. Le cose. Chissà quanta gente avranno arrestato questo. Negli anni 70, quando sono nato io, per l'hashish, lo spinello, la cannabis, che loro signori, quando sono nato io, anche se avevi una cannetta così, pure il semino ti arrestavano. Figuriamoci i negozietti. Però la fabbrica chimica, le cose genetiche, le cose, che ha fatto tumori, malformazioni, nei, abnormi, e cose, non ci hanno fatto niente. Ma si può essere a questi scemi? Come dice l'Olanda. L'Olanda già allora era avanti 40 anni, avanti, indietro, a destra e a sinistra. Qua, cioè, la gente che ti ammazza e ti avvelena e ti provoca i tumori, c'è una ciminiera di chimica, di cose, non fate niente. Invece uno si accende una pianta, che in più è fattori benefici, cosa ti fai una camicia, insomma, per ciminiere di veleno mortale, niente, non gli fanno un cazzo. E per uno spinello, un joint di hashish e di marijuana, già negli anni 70 ti ammazzavano, qui, in Italia. Quindi che cazzo gli insegnate ai giovani? Cose finte. Vabbè, meno male che uno non solo si fa insegnare, ma può anche imparare quello che vuole. Cosa c'è di male nel mettere un semino, far uscire una pianta con prodotti biologici e provarla in tutto questo schifo? Non lo vogliono, non lo vogliono, a loro non gli interessa, infatti non lo faccio, manco io vi voglio. Manco io vi voglio, non voglio né quello né voi. Infatti vi sto dicendo non faccio più un cazzo, solo tiriamo la somma, il totale di quello che ho fatto io e quello che avete fatto voi. E quello che non ho fatto io e quello che non avete fatto voi. Mi compagnia un altro pochettino, eh? Sono sempre solo, diciamo. Certo, fatto malissimo, guardate qua che roba. Ed ecco che roba, intanto un po' pulito in maniera che la gente non si scontra, però guardate che roba, se le pulizie negli argini dei fiumi le avete fatte così, in più come dicono ci sono cose stellari qua, cose
esperimenti e cose, clima climico. Uno che sa che ci sono gli esperimenti e che c'è un clima climico, la gente si prepara. Un'istituzione sana si prepara in maniera che se c'è una bomba d'acqua, c'è qualcosa, fanno della manutenzione, fanno dei lavori. Se li hanno fatti così come li hanno fatti qua, e poi ci vogliono i cestini. Se li hanno fatti, ecco qua ci vuole un altro cestino, se li hanno fatti come li hanno fatti qua, che sono i volontari, e in più con le unghie, con i denti, e non vogliono che invece che quelli del mestiere facciano spazzini e cose, fanno i cooperatori ecologici, chiamateli come volete, rispetto sempre, fanno il loro lavoro, e evitate che fate il loro lavoro, non glielo fate fare, è normale che ci sono queste cose, no? Se non fate bene la manutenzione, se sapete che c'è un cataclisma, e non fate in maniera che tutto pesa sulla gente, ci sarà una confusione enorme. Dai, coccolette, che schifo hai cagato. Allora, quindi, stavo dicendo, io posso capire che il sequestro preventivo, se io fossi un poliziotto, un carabiniere, succede una cosa brutta, ti dico, ma tu hai qualche cosa, hai droghe, hai... gli ho detto, io di illegale a tempi non ho nulla, cioè sai, mi sono fatto una cosa pseudo, dov'è questa, non ne ho piante, avevo il minchia sequestro preventivo. Io ho capito, tu puoi fare il sequestro preventivo, ma che cosa c'entro, perché, per di qua Tofì, per dimostrare che la, mentre qua sacchetti lì, per dimostrare che magari quello che avevo io non aveva causato questo a Zani, o poteva causare, per vedere, preventivo, per vedere che cosa, di che cosa. Ma poi non puoi scrivere che spaccio, non puoi scrivere, non puoi non fare un cazzo, non puoi scrivere, o scrivi che sono stato io a ridurre Zani così, in base a quello che consumavo, che in qualche modo gliel'ho dato a lei, perché lei non fuma, voglio, l'ho fatta, ma manco se si mangiava tutto il barattolo la riducevi così una persona. Quindi mangiato, cioè una che non fuma gli fai mangiare tutto un barattolo di marijuana della mia, non era possibile. E allora fanno il sequestro preventivo, così tutelano una persona che sta facendo una cosa lecita, illecita, insomma una cosa che è discussa in Italia, pim pom pim pim pom. E dove sono? Ma posso credere che per trovare un barattolino di cose ti avvelenano la compagna, ti avvelenano i figli, ti avvelenano la marijuana, cannabis, spatteri questa CBD, sativa, con poco THC, indica, con poco THC. Cioè, ma io sto da criminali. E allora cosa devo credere? Cosa devo credere? Andando su di me. Problemi con me. Su di me. Che non c'entro niente. Quindi patenti, cose... di qua legnate a finire a te, ma per che cosa? Per quale motivo? E a quelli invece che hanno fatto le cose niente. Allora, cosa devo pensare io dello Stato? Non ho capito, cosa devo pensare? Cosa devo pensare? Dio, Amaron, Buddha, Allah, cali, esci da lì! Vabbè, non sto attento ai cani, perché sennò capace c'è qualche pasticcone qua buttato. Ciao, andiamo. Hello peoples, italiani ne compresi. Buono chiude con l'Italia. Tiriamo le somme, io tiro le somme. Ve l'ho detto, quello che ho fatto io e che non ho fatto io, e quello che avete fatto voi e non avete fatto voi. Come Stato e come territorio. Ok? Abbiamo parlato di sostanze, abbiamo parlato di lecito, illecito, di sanità, di cose mediche, ricreative, di cose blande, di cose... Oh, ora parliamo del lavoro. Nel lavoro come funziona? Lo stesso. O non scrivete niente, sono... oppure scrivete carte false e fate cose false. E signor, io sono con i due cani a fare associazione a delinquere. O con Zani. Associazione a delinquere, cioè un gruppo di persone che fanno queste cose organizzate. Quindi io sono...
a fare lavorare la gente in nero, a fare legale, illegale. Io sono a non far rispettare i contratti, a fare contratti falsi o a non farne completamente. Ma la stessa cosa in queste cose qui. Quindi Italia, manca a lavorare, perché ti ammazzano, manca a prendersi passioni, a prendere... Niente, bisogna tirare le somme. Bisogna tirare le somme. Bella però. Andiamo. Dai, e perché parlo così? E perché parlo così veloce? Da quando ero capo di mattina io parlo così? E perché parlo così? Perché mi piace parlare così? Non è che io uso queste sostanze perché parlo così? Buongiorno, salve, buonasera, io sono dottore, dottoressa, avvocatessa, avvocato. Perché parlo così? Perché mi piace parlare così? Perché parlo di sì? E perché... Hello people! Non è che vi sto prendendo in giro, però mi chiedo come mai ci sono tante volte gli avvocati, avvocatesse che la mattina già parlano così, già a capo di mattina, mentre io anche la mattina sono un pochettino confuso, però non è che parlo così, sono un pochettino accelerato, ma non è che parlo così, parlo così, e parlo così. Oppure bye. Schiuma qua, sequestro di preventivi, mamma mia che robaccia questa giustizia italiana. Sono stato educato in tutto il video, ora vado a sugatemi. E niente, quindi tutti questi professionisti la mattina parlano così, imprenditori la mattina parlano così, lavoratori la mattina parlano così, avvocati parlano così, dottori parlano così, commercianti parlano così, e poi ci sono anche quelli che parlano. Cazzo c'entro io questa roba? Andiamo, va! Andiamo! Senza voler giudicare nessuno, ma vi ho spiegato, non mi potete sucare la minchia, voi, fatti così. Neanche se viene il Papa, è meglio di me. Figuriamoci poi questo, vabbè. Sai quante gliene dico al Papa? Educato e non educato, ma cose concrete, eh? Cominciare tutti questi medaglioni. Ah, a proposito, là nel coso. Andiamo, Calito, fi, andiamo, c'è vento qua. Mi chiedo, non mi chiedo. Andiamo, pff, mamma mia. Allora, un'altra cosa che vi volevo dire era che c'era lì nel coso una signora che non sarà stata né laureata né di estrazione, né miliardaria, né qua. di estrazione di denti, però ne aveva più di me, diciamo, una signora un po' popolare, parlava in siciliano, ha detto, ah, io e mio marito mi ci siamo litigati, ve lo traduco, allora, 20 anni di cause, cose, e alla fine lui non mi mantenevano, gli ho fatto levare la macchina. Hanno preso, dice, se la vendono e ti danno i soldi alla macchina. Non me le hanno dati, mi ha detto. L'hanno venduta, l'hanno venduta all'asta. Ma come? La causa è perché era scaduto il tempo dei tempi tecnici, non gli è piaciuta la macchina. Quindi gli avete rubato la macchina alla signora. Come sono i giudici, i tribunali? E allora poi io l'ho fatto. Ma scusi, ma se lei gli fa levare la macchina, gli fa levare i soldi, gli fa levare a tuo marito che non ti dà i soldi, non so per quale motivo ce l'ha, non ce l'ha. Come lo vuoi fare? E poi per giunta non ti danno la macchina, non ti danno. Come lo vuoi fare lavorare a tuo marito? Come lo devi fare? E come
cioè lo hai ammazzato, gli hai distrutto la vita per farti dare la vita. Ma se tu lo distruggi, distruggi la vita, come te la può dare la vita? Allora, ammesso e concesso che sia una persona ragionevole. E la stessa cosa il marito che distrugge una moglie, la madre, e poi siete padri e madre di figli. C'è uno che ti dice ti massacro, ti distruggo, l'avvocato ora ti massacra e ti distrugge. E uno che ti dice no, ti ammazza a botte. Cioè, ma a dire in questa distruzione uno è legale e l'altro è illegale. Ah, cos'è legale? Distruggere una persona, dirgli in faccia una persona ti distruggo, ti massacro con l'avvocato. L'avvocato a giustizia deve cercare. Di qua, di qua, Tofì! Deve cercare la verità. Dai, fatevi una sgamba. Si lotta per la verità, non per distruggere il prossimo. Andiamo, di qua, Tofì! Tofì! Di qua, fatemi una corsetta, dai. La distruzione del prossimo è solo la distruzione di voi stessi. Andiamo, andiamo! Tofì, c'è il buco lì! Qua, corri un po' più in qua, più in qua, più qua, bravissimo. Sento se vi fate male, per cortesia. Tofì! Di qua! Poi lì c'era anche un signore, anziano, piccolino, con i baffetti, mi fa. A me abbiamo avuto problemi qua, ho chiamato i carabinieri, hanno chiamato tutte la polizia, tutti avevano chiamato i carabinieri. E alla fine stavano arrestando anche a me, stavano arrestando, io ho chiamato per arrestare a uno, mi fa. E alla fine stavano arrestando a me. Poi alla fine l'avvocato, parlando di cose, hanno detto che i carabinieri non potevano quindi fare quello che hanno fatto e dovevano arrestare anche i carabinieri. Insomma, può essere giudicato uno come me da persone che dovrebbero stare in carcere. Cioè, non lo so. Da tempo. Perché. Andiamo, dai! Andiamo, forza, vai avanti, non fate i dispetti a rompere i coglioni, dai! Andiamo! Guarda che faccia da cretina che hai. Guarda che fa la stessa faccia quando ci siamo incontrati. Andiamo amore, andiamo. Andiamo amore. Dai! Molte persone purtroppo sono così, vivono, ma che cosa sono ste zone? Cammina, cammina, vai. Andiamo. Forza, bellezze! Mezze schifezze. Gli infantasimi qua parlano. Guardate che bella la mia città. Su! Su, non me ne frega cosa c'è nascosto lì. Guardate che bella la mia città. Camminiamo tra le rovine. Andiamo. Io mi ricordo quando andai a Saluzzo negli anni 90. Saluzzo là vicino, c'era la canapa piantata per strada, proprio per strada, perché c'era un esperimento sociale, già sto parlando anni 90, dove dicevano che si poteva piantare però la fioritura se non si mandavano in fioritura, chiunque. Allora c'era, informatevi, anni 90, 98, 96, già parliamo, c'è gente che è restata nelle caverne preistorici. Spiegatelo. Già parliamo negli anni 90. E già c'è gente che vorrebbe tornare nel 1800. Non so, poi magari era libera la canapa. Insomma, c'è gente che
che vorrebbe, non lo so, vorrebbe che le persone fossero tutte ignoranti, imbroglione, finta cultura, finto bene, e false conoscenze, finta conoscenza. Stiamo parlando degli anni 90 e già non dicevano niente, diciamo, se erano prodotti, c'era la sperimentazione di queste cose. Non piove, ci mettiamo sotto quest'albero africano, dei semi pericolosissimi, quale queste cose sono. Ok, va, buon video, ciao Vipors. Che sono? Io conosco tutti qua, essendo di qua. Senza qui e senza qua. Se non c'era neanche qua, cioè io, eravamo questi. Chi ve le raccontava queste cose? Leggevate la lapide, se vi andava, è quello che gli avevano scritto gli altri. Che sicuramente c'era anche nella nomenclatura, sicuramente sbagliavano. Figuriamoci nel contenuto della mia storia. Cosa attestavano? Dimmi. Sto facendo dei video molto lunghi perché poi li farò entrare dentro una nomenclatura. Un titolo, gli metto un titolo e raggruppo tutta una serie di cose che faccio. Quindi sto ritornando a fare dei video un po' lunghetti. E in più vi do qualche flash con gli altri. Ciao! Vado a fare un po' di spesa, ho posato le cagnolette, ma poi lo sapete quanto costa? Mi devo allungare un po' il video. Sapete quanto costano tutte queste cose? Le cose legali per la separazione. Ora queste cose qua, ogni carta 50 euro. Ogni cosa 50 euro, ogni documento. No, ogni documento 50 euro, ogni cosa 60 euro, i denti 100, 200, 300, 50, 60, i cause, l'avvocato, le cose, la benzina, le cose da fare. Cioè, come fai? È per questo mi avete lasciato senza soldi. Senza soldi mi hanno lasciato. Chi ha comandato in famiglia mia? Mi hanno lasciato senza soldi quando mi sono separato, senza soldi del nonno, perché di questi soldi qua, di queste proprietà, io non ho preso un cazzo, capito? Qua è pieno di proprietà e di cose che avevano, che si sono venduti i parenti, venduti, li hanno rubato, io non voglio dire cose, li hanno espropriato, li hanno un po' fatto, un po' pagato, un po' no. Comunque, quando si prendono 100, 200, 300, 400, 1000 euro, anche di più, o 1 milione di euro, o anche 2-3 milioni di euro, e si devono dividere in famiglia, perché ve li siete divisi a me, un cazzo, e come le devo affrontare io queste cose? In più mi hanno sputato anche sul lavoro e sulle cose che facevo, quindi come le devo sbrigare queste cose? Quindi come posso pensare bene di questa cosa che è successa con Zani, col poliziotto, che chiaramente cercava qualcosa su me, nonostante io stavo combattendo da più tempo, nonostante io l'avevo avvisato, nonostante io ero nella legalità. Cioè, come se tu levi, aspetta, assassino, scusa, spostati, spacciatore di droghe di strada, spostati, cocainomane, aspetta, spostati, poi ti arrestiamo, spostati, aspetta, tu che hai l'allucinazione, cosa, scusa, spostati, si metta un attimo, si metta calma lì, sia un po' sedata, in stato confusionale, messa lì, addormentata, perché il down è là. Andrea Malignaggi, col suo fiorellino, col fiorellini, con i... questo, legali in più, perché dice lo potevi fare se era artigianale, ma non ne voglio sapere mai più, manco... ve lo giuro, manco l'aria che respiro, manco, non respiro, manco,
Non entro il braccio là dentro. Di Siracusa, dell'Italia, non voglio neanche, figuriamoci. Tutti questi crimini grossi, tutte queste cose, in più fate un crimine su di me. Ma io manco altro che tiro, fare un tiro sulla canna contaminata non so da che cosa, di strada, di cosa, ma manco l'aria mi tiro in Italia, ma così, questa è così in apnea, come cosa, come Enzo Maiorca in apnea. Figuriamoci le droghe pesanti o i veleni. Con chi cazzo state parlando? Non l'ho capito. Con me. Ho detto che mi avete scambiato per altri pesci. E altri. E per questo mi hanno lasciato senza soldi, ma con denaro attorno. Ovunque. Ora sto clima è il clima nostro di maggio. La bambina come ha preso. Mi chiedo, ritornando a quel discorso, se è possibile veicolare così la giustizia e le ingiustizie, cioè il bene e il male, la legge. Allora io sono sicuro che quello che facevo io, soprattutto in quell'occasione e in quegli anni in cui di maturità, insomma, in questi anni, lo potevo fare. Come sono sicuro che io al lavoro là non ci andavo un altro, a posto mio, che ero io sfruttato. Che io questa cosa qua non era il, e sono sicuro che invece loro vogliono, hanno deciso, veicolando una serie di cose, quali cose, manie di persecuzione, no, come quali cose, una che è andata fuori di testa, un'altra pazza, un'altra persona che avete fatto impazzire e che racconta negli atti giudiziari, come la mia ex moglie, che raccontava in giro, parlava di cose che non sono così. Vedete questo? Vedete questo? Non posso dire che questa cosa non c'è. Se qualcuno dice che questo non c'è, se qualcuno dice che questo non c'è e che la colpa è mia, vuol dire che avete problemi gravi, o sia donna, uomo, o sia genitore, o sia istituzione, polizia, chiunque. Quindi ce la dovete finire di essere così servili. Questa l'omertà è una cosa gravissima. Questo sono stato, è colpa mia. Non hai capito? E là è la stessa cosa. Ha una mazza da zani, è sempre la stessa storia che vi racconto. La colpa è la mia. Quindi fatevi il carcere voi, a vita. E raccontiamo al mondo, conosciuto e sconosciuto, la verità. Carcere la vita per voi. Quindi la colpa è mia, come hanno combinato Zani. La colpa è mia se Maria Michela Pirrocchi, che quello faceva cose col congelato illecite. Non ne hai capito? La colpa è mia di Slim o di Adriano, che andavano nelle strade, gente con cui ho abitato, di perdersi nelle strade. Cioè, ma non ho capito. Come mai state facendo questa omertà, favoreggiando queste persone? Come mai? Lo sai che l'omertà su fatti di mafia e di terrorismo è un reato internazionale? Inutile lo Stato è nazione.
qua si tratta di roba internazionale. Uno è che c'è Zani nel mezzo, quindi eliminiamo Zani, a me niente soldi, carte false, minacciate due o tre persone, la moglie, il marito, le un po' quelli drogate, e volete dare la colpa a me, a quello che faccio io, che facevo. In più, levandomi soldi, cose, pure le cure, eppure il divertimento, eppure la cosa, eppure quella cosa legale che diceva la Cassazione, e utilizzate un referendum per fare succedere queste cose. Denaro. Avete beccato denaro. E i denari? Avete beccato la mafia. E le mafie? Avete beccato la corruzione. E le corruzioni? Vedete? Pugno di buffoni senza arte né parte. Questa è una strada pubblica. Ah, ora me ne gire fuori di testa. Ah, buon pimpo! Non si può parcheggiare qua. È una strada pubblica. Anzi, è una strada privata. Pubblica per il palazzo e privata perché è di... Faccio io per mettere la macchina così. Questo è zucchero? Certo. Basta. Ce l'ho io la soluzione per queste cose, cioè poi quella adottata. Permettete che tutte le persone possano registrare. Io posso registrare in soprattutto in uffici, in zone sensibili, dove uno ti può fare anche un crinio, icona, ti possono fare nelle macchine, ti possono fare l'occhiolino, ti possono dire qualche parola. Così, quindi, gli agenti, quando intervengono, per strada, così ce la finite, mettetegli l'obbligo di avere la registrazione. Se anche la gente può registrare e tutelarsi, basta che avvisi, sto registrando. Per tutelarmi, come si fa col cellulare quando vuoi registrare, ammacchi un bottone e ti dice il cellulare sta registrando la conversazione, il video o quantomeno l'audio, una cosa così, si vede quello che dite, quello che fate, le motivazioni, quello che ho detto io e quello che avete detto voi, e quello che ho fatto io e quello che avete fatto voi. Hello people, addobbate le sigarette, caffè, ciminiere e quant'altro di mortale, questo italiano non italiano, siciliano non siciliano, super impare, vi saluto, con figli e senza figli, con cose e senza, questo maestro non maestro, ecco la tecnica del maestro non maestro, o allievo non allievo. C'è un bel museo qua a casa mia. Venghino, signori, venghino. Eccolo la polizia, Cacciabenere, Brumotti. Perché ci voleva magari Brumotti? A me c'erano 30 persone. Mentre quello che chissà che cosa... Come se la stavano ridendo i criminali, vero? Per niente. Tutti si aspettavano chissà che cosa. M'hanno spaccato tutto, m'hanno spaccato. Pure le cose qua martellate. Per niente. Che gli interessava per niente, per una cosa che non è un crimine, cioè hanno fatto scappare i criminali, o l'hanno fatto apposta perché sono, cioè non ho altre soluzioni, perché erano mischiati loro, oppure sono scarsissimi. Ma che cosa vi devo dire? Lo signor, la colpa è la mia, non hai capito? Povera gente. Ora poi nei prossimi video vi parlerò più dettagliatamente di queste soluzioni, così fantastichiamo un po' di soluzioni tecnologiche e di possibilità di rivalsa delle brave persone, cioè che però hanno commesso delle cose brutte. Ma se una persona non ha commesso niente come me, reati e cose, lo fate, gli caricate addosso i reati e le cercate di ammazzare per fare risultare non so che cosa. Cioè, figuriamoci la gente che ha commesso reati, ma come si deve salvare?
collaborando e ammazzando altre gente, facendo reati per lo Stato. Vabbè, quindi poi farò tanti video dove parlerò di certe cose in maniera più dettagliata. Di queste cose qui non ne voglio parlare più, non mi sentirete mai più parlare di cose mie, di tutti questi fatti, va bene? Vi raccomando, ok? Statevi tranquilli, sereni e saronni, come il biscotto inzuppato. Tutto che io vi sto dicendo che non ne parlerò più di questi video, non vuol dire che non ve ne parlerò mai più di queste cose. Vorrei fare qualcosa di più bello che dover sempre andare a scavare il mio passato, dirvi, io prevedo, se non sistemate quello che vi dico io, prevedo che si ripropone un grosso problema. Cioè, se non levate le cose criminali, non ascoltate la verità, queste cose criminali, questa si reitererà. Se fate confusione tra le cose, ci sarà un'altra volta. Se non mettete fine a queste cose gravi su di me che mi hanno fatto, continueranno insieme alle cose che capitano. Oh. Scusatemi, ma ora ho da fare. Vado a commettere qua un po' di uffici, avvocato. Magistrature, poliziotti. Oh, a proposito, io ho rifiutato anche il porto d'armi. Io ho rifiutato anche la pistola mainstream, eppure ai tempi quella underground. Andare a fare musica. Non sapevo che a Roma era lo stesso, che a Bologna era lo stesso, che l'Italia è tutta così. E anche molti paesi simili. Purtroppo. Anzi, pull troppo. Come ho rifiutato tante cose che non mi si addicono. Ora voglio dire una cosa, l'ultima di questo video, voglio dire una cosa. Ma perché ce le dici qua che in più non ti caga nessuno in alcuni video? Dove le devo dire? Là non me le fanno dire. Ne parlavo là, poi mi trovate per strada, almeno parlo qui, ho uno sfogo e traccio la verità con video e prove e tutto. Se là, da chi gliele devi portare? A quelli che ti hanno fatto queste cose? Che si sono messi d'accordo? A me pare così, aspettiamo, vediamo se quello che ho detto io da tempo, che vi ho detto da tempo, cambiano le cose, producono le... Io secondo me ci riproveranno ad ammazzare a me o a qualcuno intorno a me. Proprio ammazzato. E poi scriverete che già era così, che capita, e cazzate. Comunque, io non c'entro niente con queste cose mortali. Però le conosco perché... Qui in mezzo a voi fui...